Bisogna sapere che la guerra è presente in tutte le cose, che la giustizia è conflitto e che tutto accade necessariamente come frutto di una lotta. Il conflitto, Polemos, è padre e re di tutte le cose. Gli uni rivela come dei, gli altri come uomini. Gli uni fa schiavi, gli altri liberi. Allora, Eraclito nous parle du conflit dans plusieurs fragments riches. Eraclito ci parla del conflitto in molti frammenti ricchi e importanti su Polemos, il dio della guerra, e in particolare nel frammento 80, dicendo: se la necessità esiste, è la guerra, che è l'elemento comune, e la giustizia, che è discordia. E tutto ciò che si fa. E tutto ciò che si fa seguendo la discordia e tutte le cose che ne conseguono sono delle necessità. Si ritrova dunque necessità alla fine e all'inizio c'era, se c'è necessità. L'equilibrio allora è molto importante per situare il posto della guerra e questa trasformazione della guerra in giustizia che è discordia. Alors, cette guerre qui est le principe fondamental, la questa guerra, indicata come il principio fondamentale, la pulsazione prima ed ultima, rinvia all'ambiente, al contesto sociale, alla situazione di quelle città ioniche incessantemente in guerra. Sans cesse en guerre avec elles-mêmes. Nous les imaginons comme des. Noi le immaginiamo come città calme, prospere, dedite al commercio, ma ogni volta che abbiamo informazioni sulla loro vita politica, scopriamo delle trasformazioni brutali e violente, delle rivoluzioni. I greci conoscono infatti nelle loro città uno stato di guerra permanente, partito contro partito, non soltanto i ricchi contro i poveri, ma anche gli oligarchici contro i democratici contro coloro che si schierano con un tiranno moderato. E ci sono poi tutta una serie di prese, di posizioni, di persone che si fronteggiano, poiché la politica è effettivamente il luogo di tale fronteggiarsi. Et par conséquent, Eraclite va nous introduire au sens de dike. Pertanto Eraclito ci introduce al senso di dike, la giustizia, e ci fa comprendere che attraverso dike, attraverso la giustizia, c'è sempre discordia. Non ci può essere niente di giusto senza l'ingiusto. Non ci può essere concordia senza discordia. E par conséquent, la guerre comme principe fondamentale. Di conseguenza la guerra è il principio fondamentale. In un senso immediato è vero che ci si uccide, che ci si sgozza e che il sangue scorre nelle poleis, ma è anche il principio stesso del pensiero e del linguaggio. Il linguaggio è fatto di discordia e la giustizia delle parole riposa sull'ingiustizia degli opposti e dei contrari, gli uni in rapporto agli altri. Tutto ciò che in Eraclito ci conduce verso il pensiero deve essere pensiero dello scontro, deve essere pensiero del conflitto, deve essere costruito su una logica degli opposti, dei contrari, e non si può in nessun momento arrestarsi e dire: è finita, abbiamo trovato la pace, la serenità, perché la pulsazione stessa del pensiero dell'uomo è questo movimento, ed è qui effettivamente che Eraclito è Eracliteo. Ciò che contrasta concorre, e da elementi che discordano si ha la più bella armonia. Armonia che da un estremo ritorna all'altro estremo, com'è nell'arco e nella lira.